Manamana. 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 Beh, perché Tinto Brass, chiaramente essendo originario della Laguna, ha voluto ambientarlo lì ed è un'ambientazione secondo me molto adatta. E poi a lui piace molto questa epoca, gli anni 20-30. Infatti lui immagina un Don Giovanni simile ad Annunzio, lui se lo immagina così. E devo dire che secondo me è un'ambientazione molto giusta, questa atmosfera un po' decadente. È uno spettacolo che piace molto al pubblico, sta andando molto bene, per cui insomma non è il Don Giovanni classico, questo sì, è una rivisitazione, fatto bene a dirlo, però è secondo me molto molto interessante. L'ho domandato senza tregua, riempiendo di preghiere il cielo intorno a me. Poi stanco, l'ho costruito a mia immagine e somiglianza. Ora non posso accettare di vedervi continuamente coinvolto in azioni indegne. Voi non siete nel diritto di travolgere ogni puro sentimento solo per la vostra vanità. Non c'è virtù, ogni nascita è nulla. C'è una parte di Don Giovanni che appartiene a tutti gli uomini, o almeno tutti gli uomini vorrebbero avere un po' di Don Giovanni dentro di sé. E non è un personaggio del tutto positivo, immagino, soprattutto per le donne, perché comunque è un uomo che ama moltissimo le donne, ma le ama talmente tanto che in fondo le usa, per cui appena ne ha conquistata una deve subito andare a cercare un'altra avventura, perché fa parte di lui e non guarda tanto per il sottile, per cui insomma se deve ingannare le persone lo fa, se deve tradirle lo fa. Quindi immagino insomma, che le donne, immagino le femministe degli anni 60-70 l'avrebbero linciato vivo. Per cui non è un personaggio totalmente, anzi non è per niente positivo, però affascinante sicuramente, considerato che oggi i Don Giovanni, mi vengono in mente dei nomi agghiaccianti, tipo Corona, sta gente qua, ecco, allora meglio Don Giovanni, personaggio sicuramente negativo ma di grandissimo fascino. Oggi manca totalmente il fascino. Mi chiamo Maturina. Maturina. Il piacere della frutta appena raccolta. Ho capito. Sento odore di femmina. È appena andata via. No, no, Maturina, quella lì è già caduta dall'albero, no? Sento odore di novità. Di che stavi parlando? Quello lì mi sembrava il tirapiedi di Donna Elvira, sì o no? Presso a poco, più o meno, fermami. Più o meno qualcosa che gli somigliava. Da quanto è qui? Da ieri sera. Ti aspettava? È molto preoccupato. Per il mio naufragio. Per la fuga dalla sua signora, è così. Il povero uomo mortificato domandava a me la ragione. Ma sai, sono sempre Repubblica Marinare, quindi insomma credo che ci sia un dato comune che lega queste due città, anzi ci sono molte cose che legano queste due città, per cui insomma comunque l'atmosfera è quella di un posto di mare, comincia tutto con un naufragio e quindi insomma mi sento a casa. Indubbiamente Genova ha qualcosa. Definirla sarebbe difficilissima, è una città bellissima da cantare, magari è una città dalla quale scappare, andare via per poi cantarla da lontano. Tu hai parlato della scuola dei cantautori genovesi, che credo siano stati una delle vene più ricche della musica italiana, che rimarrà per sempre nella storia, perché è strano che tanti autori così importanti siano nati nella stessa città. È una città evidentemente che stimola la nostalgia, stimola la voglia di cantare, è una città cupa a volte, un po' diffidente nei confronti di chi viene da fuori, per esempio, oppure di quelli di Genova che vanno fuori e fanno bene. Allora il genovese non è molto tenero con queste persone, però è anche gente molto schietta e molto sincera, per cui, ed è la città, è bellissima,
è la vera città di mare. Difatti, non a caso, il più grande marinaio della storia, Cristoforo Colombo, è nato a Genova. All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso con una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi di un'avventura. Ma io sono figlio di un marinaio, per cui insomma evidentemente parte del mio sangue è fatto anche di acqua salata, indubbiamente. Non sono un gran lavoratore del mare, nel senso che non amo particolarmente la barca a vela, dove si lavora troppo. Io già lavoro tanto tutto l'anno che andare lì e metti le vele, togli le vele, piega le vele, non me la sento. Sarebbe troppo. Sarebbe troppo, sì, meglio magari un motoscafo. Era un Don Giovanni, per cui potevo concentrarmi poco sul... E quindi insomma il calcio richiede anche molta serietà. Tra l'altro qui a Gubbio ha cominciato un allenatore che ha fatto benissimo la Sampdoria, che è Walter Novellino, che ha lasciato credo un bellissimo ricordo anche qui, e anche la Sampdoria ha fatto molto. Ma mi piacerebbe, io amo molto questo momento della mia vita perché sto facendo teatro con grande successo, sono molto felice, quindi non sento la mancanza, però io spero che cambino un po' di cose in Rai, per esempio che lavorino quelli che se lo meritano e non quelli che arrivano, stavo per dire non si sa da dove, in realtà si sa benissimo da dove, per cui insomma ecco, un po' di meritocrazia, far lavorare chi se lo merita, questo sarebbe già un bel segnale, bellissimo. E non solo in Rai? Dappertutto, insomma, è una società questa, soprattutto quella italiana, basata sul ho un amico, qualsiasi cosa devi fare, ci avrei un amico per... Bisognerebbe, ecco, togliere queste cose così negative, così terribili, e che soffocano il merito delle persone. Nel tempo libero? Nel tempo libero io ho un hobby molto particolare e molto interessante. Sì. Colleziono oggetti militari. Colleziono oggetti militari americani dopo la seconda guerra mondiale, post seconda guerra mondiale. Lei la trova molto divertente, vero? No, è un disturbo mio. E mi piace molto collezionare divise e quindi ho una sala della mia piccola casa dove ho 12 manichini vestiti con le diverse epoche e le diverse guerre. No, è incredibile. Ma io, scusa, sai perché sorridevo? Perché questo fatto, sapevo già di questo tuo hobby, di questi 12 manichini. Beh, è molto interessante anche perché rientrando in questa sala io ho la possibilità di vedere specificatamente manichino per manichino l'evolversi delle divise americane fino ad arrivare alla divisa per il deserto con l'elmetto in Kevlar che hanno tuttora gli americani in Arabia Saudita. È da molto che hai questo disturbo. No, non è un disturbo, è una passione che io coltivo fin da piccolo, è una cosa innaturata che io sento dentro e che mi porta a collezionare queste cose. Io mi sento proprio a mio agio quando sono tra queste cose militari. Ci sono giovani tanti, bravissimi, ci sono tanti giovani purtroppo fuorviati dalla televisione. Si vedono scuole in televisione di ogni cosa, di danza, di teatro, eccetera. Le scuole non si fanno in televisione, si fanno nelle scuole e poi soprattutto si fanno sulle tavole del palcoscenico, perché la più grande scuola in questo lavoro è la pratica. Quindi bisogna rubare da quelli bravi, mettersi dietro le quinte e rubare da quelli bravi. Perché puoi fare tutte le scuole, è come il calcio, o ce l'hai o non ce l'hai.
E io ho rubato dai grandi del passato, ho rubato da Gassman, ho rubato da Proietti, ho rubato da Gianrico Tedeschi, non ho nessun problema a dirlo, si ruba con te. Poi sei tu a fare le cose, per cui sei diverso. Però vedere come si comportano questi grandi sul palcoscenico è basilare, è quella la vera scuola. Grazie, buon pomeriggio e benvenuti a Doppio Slalom in questa puntata nuovamente di finali. Devo dire che stanno avendo un successo clamoroso, se ne parla dappertutto. All'estero non ancora, però se ne parla, vi assicuro che se ne parla moltissimo. E andiamo a trovare i concorrenti che daranno vita a questa prima partita di oggi. Sono Marco Toneda, Fabio e Francesco. Io dico sempre il cognome di Marco perché da non confondere con Marco Castellini, che è il concorrente che si trova al secondo posto in questo momento nella classifica dei concorrenti singoli, mentre Marco Doneda con 980.000 lire si trova al terzo posto, se non sbaglio. Tutto bene Marco? Sì, tutto bene. Volevo cogliere l'occasione per salutare un mio compagno di classe. Ah, tu vuoi cogliere l'occasione? E cogli. Sì, colgo. Cogli, Marco, cogli. È Renato Marra che mi ha chiesto di citarlo in trasmissione, quindi volevo salutare. Benissimo, Marco, ti ricordo. Ti ricordo Marco che tu per raggiungere gli altri concorrenti singoli, ricordo che il primo Sergio ha 1.800.000 lire e il secondo invece ha 1.770.000 lire ed è quel Marco Castellini di cui parlavamo prima. Intanto questo rumore che avete sentito, questo tuono, era Francesco che si soffiava il naso perché accusa dei problemi respiratori. Francesco, è la tensione? No, sono pieno di allergie. Ah, benissimo. In questo momento per esempio allergico a che cosa? Alla polvere. Ah, alla polvere. Ah, qui a Canale 5 la polvere, ma non ti permettere Francesco. Sai quante volte... Ma non lo so, se io poi posso parlare per quelli della mia età, noi abbiamo fatto... Che ancora un po' vi salvate forse. Beh, insomma, anche noi abbiamo fatto i nostri bei disastri, però almeno un'idea ce l'avevamo, così, se non altro di cambiare le cose. Oggi vedo che i giovani proprio sono così, sono privi di qualsiasi forma di... Non tutti, per carità, mai generalizzare, però vedo in generale proprio il nulla, vedo il nulla. Questa tecnologia così sofisticata, così esagerata, i giovani oggi vanno su internet continuamente, non c'è più rapporto fisico, per esempio. Com'è più bello dirsi le cose guardandosi negli occhi, invece loro magari si vedono due ore dopo, però devono mandarsi il messaggio via internet, perché boh, non lo so, non ho capito. Non lo so, è strano, siamo in un mondo strano, io sono molto nostalgico, amo molto i tempi che sono andati, perché comunque c'era più fermento, c'era più curiosità, adesso vedo poca curiosità, difatti anche la cultura ha delle grosse difficoltà oggi. Guida, mi dici guida oggi. Scusi, non l'ho proprio vista. Oggi mi dici di guidare. È anche bella grossa la macchina. Lo so, sono uscito così, proprio, guardi, mi spiace molto. Non so io quanto tempo ci vuole. Italia, buongiorno, un attimo che le passo l'operatore. Benvenuto al servizio assistenza clienti di Italia. Un operatore sarà presto a sua disposizione. Nell'attesa chiediamo la sua collaborazione per consultare l'elenco abbonati in modo veloce e automatico. Se sa che il numero che cerca è di un veicolo privato, ad esempio Mario Rossi, dica privato, altrimenti per ditte, uffici o altre categorie dica altro. Privato. Ora mi dica soltanto il cognome e il nome dell'intestatario del veicolo. Tedeschi Corrado. Non ho capito. Ora mi dica soltanto il cognome e il nome dell'intestatario del veicolo. Tedeschi Corrado. È sordo? Non ho capito. Ma vaffanculo.
pompa e che sempre va due ore. Ora mi dica soltanto il cognome e nome dell'intestatario del veicolo. Tedeschi Corrado. Non ho capito. Non ha capito. Cioè, non questo di due ore. Tedeschi, magari la voce femminile più alta. Che cazzo? Corrado Tedeschi. No, Tedeschi. Adesso Corrado. Ho capito. Ora Roma. Mi dica soltanto la provincia. Ad esempio, Milano. Roma. Milano. Ma fatti mandare un'operatrice. Adesso mi dica il numero di targa del veicolo. BY210. Non ho capito. Non ha basta. L'artigiano che funziona. Più di fare una roba così, chiamo il carro attrezzi, vediamo, la pigliamo, capito. Domani pomeriggio è pronta, chiusa. Vada domani, vada pure, vada. Che vi si c'è, siamo dove è una carrozzeria, no? Buongiorno, quanto gentilmente? C'è una carrozzeria, stavo cercando una carrozzeria. Qua dopo Piazza Ovidio, lì in via Mecenate ce ne sono 7-8 in fila. Sì, però io sono venuto ieri qua. Ho portato la macchina qua a riparare. Abbiamo avuto l'incidente. Mi ha portato la macchina qui a riparare. Guarda, io qui sono arrivato ieri, perché erano 3 mesi che aspettavo questo locale. Allora, no, adesso, perché adesso mi piazzo. Ascoltami, no, ieri, io... no, ascoltami, scusi, tu sei venuto sì, qua sì. Ieri e mollato la macchina primo cucchi, cioè così, qua ha detto, è una carrozzeria. Sì, c'è una... come fai se c'è una... No, rido perché è una cosa veramente come buffa. Come fai se c'è una... Cioè, è buffo. Allora, io ho portato la macchina qua, abbiamo avuto questa, guidava questa. Guarda, io le posso dire una cosa. Io... so che c'era un ufficio. Aspetta un attimo. Lui è della una zona. Carrozzeria, io no, 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 mi sembra un'officina, perché io qua non, sapevo di questo locale, ma non... Nicola, cosa c'era qua prima? Che ne so che c'era? Qual è? Che cosa c'era qua? Il signore cerca una carrozzeria. Ma che succede? Io so cosa c'era qua. Non lo so, dice che ieri ha portato qui una macchina. Senti, avranno no, fatto vedere quello qualcosa. Quello lì mi ha detto che era il forno. Io non ci capisco. No, se è il forno deve essere un forno, bel forno. No, no. Questo è un forno per fare i polli arrosto come te. Tedeschi, la margherita ti fa. Io adesso chiamo la polizia. Ma chi l'ha comprato questo? Non l'ho comprato! Chi gliel'ha affittato? Da un amministratore di stabili! Chi è? Levantini! Chi c***o? Allora mi dai il numero? Mi dai il numero di questo qua? Scusi, lo chiamo io. Ma non lo so, io ho il numero dell'ufficio. Di chi? Di Levantini. E me lo chiami? Ma non c'è oggi, insomma, se mi ha fatto correre là ieri alla 1:30 a pigliare le chiavi. Sto tentando! Vai! Beh, ci sono, sono tranquillo, dai, bravo, dai. Prendi, dai. Perché... vuoi la salute, beh, metti la catena anche a tua moglie, se non ti frega anche quello, dai. Allora adesso lei mi dà il numero di questo amministratore che le ha affittato sto c***o di posto. Va bene? Va bene. Allora dammelo, dai. Io glielo do. Però mi raccomando, non perda anche questo, L'hai chiamata la c***o? Sì, adesso detto che arriva. Da dove? Vado a prendere io la polizia. Ma venga qua, ma dove va? Ma dove va? Ma dove va? Sta calmo, Tedeschi, che arriva. Tedeschi, arriva. Dove va? Ma dove va? Ma dove va? Ma dove va?